Innanzitutto detto che sono contentissimo di averti con noi. Grazie. Perché io sono un fan di Cosang da quando sono ragazzino. E proprio perché sono un fan di Cosang e vedo che volevo chiederti se potevamo iniziare l'intervista con la tua strofa di Antonioni. Ok, va bene. Ti faccio la prima, che io ne ho due. Ok. La fa a cappella, non me la ricordo mai, però fa così, fa tutta l'aria perché l'aria chi ne raggia fra soffrata in cadena a vita scorra innanzi all'occhio mentre fui fra i so cammi scanna caffè latte cappuccino femme la rire noi a capa amica non cammin i so cresciuto con chi bene cagna e marce che mano sembrava studio firmato senza bisogno repate e mo c'è vira rinde in macchina che rotti ci grosso le capa nostre fanno apposta in giù guardano ma in sungo classica pisciazzie le napala casenda da Alessia roba fa l'occhio a cattivi e schifa tutto quanto e tutta roba casa tira in goppa e spusa lizzi sono stata dove sacire l'arte rappresenta vito vero, quello che manco per ringhiera, dove piacere sa misura a strisce, ammirazione o chi è ricco senza rischi, a strada come ispirazione o felice. Oggi che Luque fa 6.000 persone a Napoli in un concerto, oggi Luque dentro le sue frasi c'è ancora quel senso di rivoluzione che citava nel testo di Cosang? Sì. No, per forza, ci deve stare... È una cosa intrinseca, è una cosa che io ho di natura, questo senso di rivalsa che ho sia personale che anche, diciamo, del mio popolo, no? Perché comunque anche se siamo arrivati a dei risultati comunque importanti, c'è ancora tanto lavoro da fare, è stato sacrificato, non è stato in discesa, capito? È stato tutto in salita, quindi... c'è ancora, non mi sento appagato, anche se è un risultato che comunque mi ha fatto respirare un attimo perché ho detto finalmente nella mia carriera sono riuscito a mettere un punto, una cosa che nessuno mi può togliere, capito? Però questa rivoluzione che più che altro una voglia di combattere gli ostacoli che abbiamo sia come popolo sia io personalmente ci sta sempre e io me la impongo anche perché comunque è una forza che ho. E quindi è una cosa necessaria la mia musica. E adesso voglio fare step dopo step, parlare di andare a tostare e arrivare fino alla fine. Una cosa che mi sono sempre chiesto, no? È cosa ti manca del periodo in cui eri Luque de Cosang? Allora, mi manca quello stare insieme, tutti quanti. Periferia, di crew, di fare le 6 del mattino senza sapere come sarebbero andate a finire le cose, giusto perché ci credevamo ed era bello, era la cosa più bella di fare musica. Adesso è diventato molto più un business e si ragiona, i dischi si ragionano diversamente. Prima era tutto più istintivo e mi manca un po' quella spontaneità, quel fare musica in maniera genuina, che ce l'ho ancora, però comunque sono più da solo, ce l'ho persone intorno a me, però prima quando eravamo più poveri, in periferia, senza mezzi, quasi ti sentivi più unito, capito? Quello mi manca. Poi per il resto no, cioè io volevo emergere, volevo cambiare, quindi volevo arrivare, insomma, dove sto cercando ancora di arrivare adesso. E ad un certo punto della tua carriera ti sei reso conto che per emergere avresti dovuto continuare da solo? No, io non avrei mai sciolto Cosang, l'ho detto varie volte, non sono stato io e non l'avrei fatto io, cioè, perché era il gruppo più forte di Napoli, io anche come l'ho detto varie volte, comunque una persona pure di business, io mi tratto anche il business, cioè mi interesso del lato... del business della faccenda, non sarebbe stato comunque una cretinata a sciogliere un gruppo che era il numero uno a Napoli. Io ero per portare avanti anche i progetti solisti nostri con delle varie collaborazioni tra di noi, come si fa in tutte le crew. Però evidentemente questa cosa è stata fraintesa, insomma, le cose sono andate come sono andate, ma non era nella mia testa quello di sciogliere il gruppo assolutamente. E a proposito di business, io so che sei un imprenditore che a Londra, dal tuo ristorante, fanno una delle pizze più buone della città. Ma questa cosa del successo è una cosa che è una formula che applichi nelle cose che fai della tua vita oppure è semplice fortuna?
Guarda, ti dico la verità, la fortuna quante volte ti può baciare nella vita? Una, due. Non è che io ogni cosa che tocco, è che io cerco la qualità. Cioè, io investo sul prodotto, non è che io apro il ristorante e automaticamente esce la pizza migliore di Londra. Io pago, il miglior pizzaiolo di Londra e lo pago magari di più di quanto lo paga un altro perché... mi do un pizzico sulla pancia e ho le spese del ristorante più alte, magari rispetto a quello che sta a 2 km da me, perché so che la qualità ripaga. Quindi è tutta una questione di come tu vedi il business. Se tu sei, se tu hai capito che per essere di successo nel business devi investire e non devi essere tirchio. E devi far stare le persone che lavorano con te, perché non mi piace dire per me, le persone che lavorano con te bene, allora poi puoi avere puoi essere di successo, ma se non li paghi, se cerchi di fare il furbo, se li sfrutti, se ne vanno, soprattutto in una città come Londra dove le opportunità sono ovunque, in qualsiasi posto, se non gli sta bene, quello se ne va. E se vuoi fare una cosa duratura, che cresca, diventi una compagnia, devi far stare bene le persone. Questo è il motivo. E poi noi, soprattutto Corrado, che è il mio socio, Coco, è un ingrippato sulla pizza in una maniera assurda, quindi sta sempre là a vedere che l'impasto è fatto in un modo... Cioè noi seguiamo, siamo dietro le quinte, però seguiamo, cioè ci teniamo alla cosa. E siccome la qualità paga, ma l'amore è il miglior album che hai scritto. Sì, secondo me sì. Levando i cosang da mezzo che sono comunque sono diventati culto, quindi non sono un po' intoccabili, sai? Magari anche là io credo personalmente che non rappavo bene quanto posso rappare bene ora nei cosang, a essere sincero, sono migliorato nel tempo, però comunque l'insieme. Il fa quello che Cosanga non ha presentato è una cosa intoccabile, quindi io non paragono la roba che faccio adesso a quella là. Quella è stato un momento storico che ha segnato una parte molto importante per la musica napoletana, l'hip hop napoletana, e deve rimanere là. Per quanto riguarda la mia carriera solista, sicuramente Malamore è il mio migliore disco, cioè, senza dubbio, fortunatamente. Se tu potessi cambiare una cosa di Napoli e una cosa di napoletani, cosa cambieresti? Di Napoli le strade, subito proprio, perché proprio non è possibile che tu compri una macchina dopo 2 mesi già fa proprio... Cioè proprio subito, proprio le strade. Dei napoletani, una sola ne devo dire. Dei napoletani cambierei il fatto che ci autoproclamiamo sempre migliori di tutti. Che in parte può essere vero perché abbiamo un grande talento, riusciamo a fare sempre tutto, però bisogna dimostrarlo invece di dirlo. Possiamo anche arrivare un po' antipatici a volte. Allora magari e dobbiamo guardare un po' più a quello che c'è fuori, perché è vero che siamo furbi, siamo ingegnosi, non ci perdiamo di coraggio, abbiamo un'intelligenza e un'artisticità molto sviluppata. Però non dobbiamo sottovalutare ciò che esiste fuori, fuori da Napoli, fuori dall'Italia, c'è da imparare da tutti, no? Quindi questo lato qua, magari del napoletano che non è mai uscito dalla città, non ha viaggiato molto, è una cosa che poi gli va contro, quindi questo forse cambierei. E tu perché sei andato via da Napoli? Io sono andato via da Napoli perché volevo fare esperienze nuove. Comunque sai, a 20 anni... Stiamo parlando comunque di 10 anni fa, la periferia di Napoli, o la città di Napoli, soprattutto la periferia, offriva manco la metà di quello che offre oggi. Quindi comunque mi stava troppo stretta questa vita fatta solamente di ghetto proprio, pesante, tutti i giorni, criminalità, si parlava solo di quello, si viveva solo di quello. Me ero stanco, capito? Cioè, pure per esempio, mo' è facile, mo' a Napoli per esempio le ragazze sono tutte molto più aperte, no? Socializzi molto di più. 10 anni fa era proprio difficile anche, capito, uscire con le ragazze, era tutto molto più pesante, più difficile.
E volevo, vedevo i video americani e volevo vivere anche io quelle cose là. Quindi decisi di farmi un viaggio. Poi ho scoperto Londra, che è una città che mi ha insegnato a diventare te stesso, me stesso, e quindi ci sono rimasto, ma comunque sempre a metà. Comunque viaggiavo ogni mese, tornavo a Napoli, poi tornavo là, non è che... Però in primis per fare altre esperienze. Una cosa che mi chiedono, tu dove scrivi? Un artista come te che comunque il posto dove è cresciuto l'ha influenzato molto a Sì. livello artistico, dove scrivi? A Napoli, a Londra oppure a Milano? No, io scrivo dove mi trovo, ti dico la verità, soprattutto lo puoi sentire anche da Malamore, cioè tra le righe si vede che io sono un prodotto di quell'ambiente là, però io voglio uscire da quell'etichetta del rapper che parla di quelle cose lì, ne ho parlato per tanti anni, adesso devo parlare di me, della mia vita, quindi... La periferia napoletana si sente nel mio modo di ragionare, ma non è che mi metto a fare il pezzo che parla per l'ennesima volta di Marianella di Scampia, cioè l'ho fatto, capito? L'abbiamo inventata noi sta cosa, basta, io mo devo dimostrare di saper evolvere lo stile e i miei contenuti, quindi comunque io scrivo ovunque, scrivo per strada spesso, come cammino, vado a farmi un giro a piedi, con la musica mi segno le idee. Poi per realizzare i testi mi devo chiudere in studio, in una stanza, mi devo forzare, mi devo mettere là, devo rielaborare tutte le idee che ho, però molto in macchina e molto quando cammino per strada. E in quanto tempo hai concepito Malamore? Allora, Malamore in un anno e mezzo, però c'è da dire che l'ho concentrato... Allora, quello è uscito nel 2016, inverno 2015 avevo 4-5 pezzi. E ne ho scritti gli altri dall'estate a... Le ho concentrati. Comunque ho scritto 10 pezzi in 3-4 mesi comunque. Ho fatto uno sprint finale perché sono molto lento nello scrivere, poi adesso mi sono sciolto di più. Però nella totalità un annetto e mezzo, però è stato più tutto concentrato negli ultimi 5-6 mesi prima della consegna. Il fatto di cambiare, no? Di iniziare a scrivere testi in italiano dal dialetto. Sì. No, All'inizio tu hai pensato, ho fatto una cazzata. mai. Mai. Io mi sono reso conto che guardando i tuoi social in quel periodo che molte persone criticavano questa tua Sì, mi scelta. E uccidevano. tu Sì. non ne hai sofferto. Sì, mi dava fastidio perché comunque io ho dato tanto alla città, capito? Noi come gruppo. Purtroppo è una cosa che... La gente non capisce subito, ovviamente loro sono affezionati, se ti vogliono bene per un motivo, loro vogliono che tu resti lo stesso per sempre, perché loro ti amano per quel motivo là, perché glielo devi togliere, ma questa cosa, giustamente. Però io ho sempre creduto che la musica bella è musica bella, l'italiano mi è sempre piaciuto, lo trovo molto poetico e lo trovo molto freddo, per esempio se io dovessi fare un pezzo come Compagni Mi... In italiano non avrebbe la stessa spinta, la stessa cattiveria nella voce che ho in dialetto, perché il dialetto suona molto più cattivo. So scindere un po' le cose, in base al pezzo che voglio fare, al beat so come farlo, però sì, mi ha fatto male perché vabbè, quando si sono sciolti i Co'Sang, io ho avuto proprio un periodo buio perché mi hanno distrutto, hanno pensato tutti che io fossi il motivo per cui il gruppo si è sciolto. Poi il cambiamento all'italiano, proprio un'e tutta. E quindi è stato un periodo proprio brutto. Poi, mano a mano, passo alla volta, facendo comunque dei pezzi che sono piaciuti a chi ha creduto in me, siamo riusciti poi a riconquistare anche quelli là che avevano un poco storto il naso. Quindi è stata difficile. Però io non ho mai pensato di fare una cazzata. Ero convinto. E se tu potessi oggi cambiare qualcosa in quel periodo tra L1 e L2, cosa cambieresti? Tra L1 e L2. Sì. Non lo so, ti dico la verità, perché ero convinto di quello che stavo facendo. Avrei... Allora, di L2 niente, perché in quel momento là io ho dato il massimo di quello che potevo dare. Quindi ero ancora in una fase dove l'accento si sentiva, no che non si deve sentire. Però magari non ero ancora sciolto al 100% come sono sciolto in rappare in italiano adesso.
Però era il massimo di quel momento lì, quindi di L2 non cambiare niente. Di L1 l'ho fatto uscire troppo in fretta, l'avrei dovuto fare uscire dopo, mi sarei dovuto concentrare sui testi meglio, perché L1 c'ha dei testi, alcuni pezzi sono molto riusciti, altri invece sono un po' acerbi. Mi sarei dovuto concentrare sui testi un po' di più. Però sai, la fretta di far uscire quest'album dopo la delusione dello scioglimento di Cosang mi ha fatto fare un errore. In un periodo come questo, Sì. dove molti artisti fanno singoli d'oro e dischi d'oro, tu Luque, credi che la tua musica non abbia quella visibilità che meriterebbe? Sì, E assolutamente. cosa farai per cambiare questa cosa, se farai Ecco, qualcosa? ci sto pensando, ci sto pensando. Il discorso mio è diverso, io non sono un ragazzino che scemò con un movimento nuovo di rottura, magari, no? Per esempio, quando è arrivata la trap è stato un movimento di rottura, perché alcuni l'hanno amata, altri l'hanno odiata, un po' come la dubstep. Comunque, un movimento di rottura vuol dire che è una cosa nuova che sta arrivando. Io non mi chiudo in un genere, capito? In un trend. Io faccio la mia musica e faccio tutto quello che piace a me. La faccio da tanti anni, quindi non sono più una novità. Perché la novità lo sai come attira l'attenzione subito di tutti, perché non ti conoscono e vogliono sapere chi sei. Io mi conoscono. Poi ci sta qualcuno che mi sta scoprendo ora, fortunatamente, però non sono per i media una novità o per il grande pubblico non sono una novità. Quindi io punto tutto sulla qualità della musica, che ogni volta deve scioccare le persone. Quando faccio un disco deve essere bello, devono dire mamma mia, devo alzare il livello dell'hip hop italiano, questo è il mio goal, quello di alzare il livello dell'hip hop italiano in ogni disco, è l'unica arma che ho per rimanere a galla e per diventare sempre più un'icona di questo genere qua. Qual era la domanda? Mi sono dimenticato. Disco d'oro Ah, la visibilità. sì. Quindi poi da Napoli, noi napoletani non abbiamo mai lo spazio che meritiamo perché non siamo influenti su tutta l'Italia come lo sono i ragazzi che vengono da Milano, perché Milano influenza tutta l'Italia. Già se pensi che le radio e le TV stanno qua, i giornali stanno qua, tutta l'industria sta qua, quindi le connessioni che fai qua sono molto più forti, quindi è tutto più veloce per i milanesi e noi del sud siamo sempre visti per quelli che raccontano una realtà che comunque è interessante ma non appartiene a chi al resto d'Italia. Quindi non siamo mai messi proprio al centro dell'attenzione. Di conseguenza, pure la mia musica, non è, non si, io non sono nella piattaforma dove vorrei, non sono mai messo nel, non sono mai stato messo dove vorrei essere, dove, nella posizione in cui io dico una cosa e acquista potere, capisci? Ed è quello io dove voglio arrivare io. E devo capire come si fa col tempo, si fa con i dischi. Facendo dischi innegabili, capito? Dischi dove devi dire vabbè, questo è di un altro livello, è innegabile. Solo così, facendo degli show dove quando vengono a vederti dici vabbè, lo show di Luca è più forte, eh? Solo così, perciò punto tutto sulla qualità. Poi vedremo, vedremo. Comunque c'è anche da dire che chi fa singolo d'oro ha anche un pubblico molto più piccolo che ormai vive sui show, sul computer. Il mio pubblico è un po' più grande, non è che si vede il mio video 30 volte in un'ora, capito? Cioè, lui se lo vede una volta, 2 volte, poi va a lavorare. Quindi molti click che fanno i ragazzi su YouTube, o su Spotify sono dovuti al fatto che i ragazzi piccolini vivono in casa, soprattutto al nord, non come i napoletani che giocano a calcio da 9 anni per strada, capito? È diverso proprio lo stile di vita, però quello ti fa generare più click, e adesso Spotify ti fa avere pure il disco d'oro perché valgono i click di Spotify. Da me invece generano meno click, però poi tu lo vedi ai live il vero seguito. Anche se uno ha molti più click di me, fa lo stesso numero di gente mia dei live. Quindi poi alla fine è qua la differenza, nell'età del pubblico. Però sicuramente, come tutti, io vorrei la soddisfazione di un singolo d'oro, di un disco d'oro. Però sono già contento per come è andato Malamore. Magari il prossimo partiamo da una fanbase molto più grande, possiamo mirare a un riconoscimento. Dovessi dire grazie a qualcuno, chi ringrazieresti? Ma per cosa? A Per quello che sei diventato. me stesso, fra. Ti dico la verità. Perché alla fine la mia musica è solo frutto della mia grossa sofferenza, ti dico la verità. Quindi, cioè,
Non me l'ha ordinato il medico, però allo stesso tempo potevo anche abbandonare tutto. Invece ho cercato di. La tenacia, che è una cosa nel mio DNA, mi ha fatto superare dei momenti difficili e mi sta dando tante soddisfazioni. Quindi, in primis, io direi grazie a me stesso, alla mia vita che mi permette di scrivere determinate cose. Poi ci sta una cifra di gente che mi va di ringraziare. Posso ringraziare Marracash per avermi dato la possibilità di entrare in Roccia Music, no? Che nelle due mi ha dato quella spinta di cui avevo bisogno e quindi una visibilità più nazionale, che soprattutto noi del sud, di cui noi del sud abbiamo bisogno per essere un po' riconosciuti in Italia. Posso ringraziare Di Ross che ha creduto in me dagli inizi. Nonostante i primi dischi non avessero portato nessun introito economico, lui non mi ha mai abbandonato e ha creduto nel progetto. Posso ringraziare a Enzo che ha creduto in me e mi fa fare un sacco di live. Posso ringraziare a Jacopo Pesce dell'Universo che ha creduto in Malamore e l'ha spinto come poteva. Sono tante persone, però se io non avessi passato quello che ho passato, non ci sarebbe stato proprio niente da fare, quindi comunque ringrazio a chi mi ha fatto soffrire, ti dico la verità. Magari loro hanno suscitato in me una rabbia, una grinta che mi ha spronato a fare dischi, capito? Quando si è ragazzini, quando si è bambini, spesso si cambia idea, no? Mi ricordo che da bambino volevo fare lo storico. Ecco, io mi immagino Luque, bambino, cresciuto in un contesto comunque difficile, in periferia. Tu cosa pensavi? A che età? 8, 9, 10, 11, 14. Allora, io ho iniziato a vivermi la periferia dagli 11-12 anni. Prima ero troppo piccolo. Poi, quando ho iniziato a giocare giù al palazzo, mi sono goduto, cioè, proprio la periferia in pieno e mi ha formato. Ti dico la verità, quando eravamo piccoli, il sogno di tutti era fare il calciatore. Non ho mai avuto sogni di intraprendere, che ne so, attività criminale. Cioè, ho fatto quello che dovevo fare perché dovevo guadagnare, avevo bisogno di soldi, quindi non è che. Però ho sempre pensato ad ammirare a una vita comunque dignitosa e senza problemi. Non è che mi andavo a. Non amo i problemi, capito? Poi però ti dico che ho scoperto la musica presto, a 14 anni. Quindi io già l'avevo capito che quella era la strada mia, però proprio da piccolo in strada tutti volevano giocare a calcio, era quella la cosa. Se domani Universal dovesse bussare alla tua porta e dire Luca, oggi ti diciamo questo. Scegli un nome di un artista con cui fare un intero album, paghiamo tutto noi. Un intero album, Sì. uno solo, Jay-Z. Con Jay-Z. Sì. Perché me l'hai detto uno, se me l'avessi detto due avrei detto qualcun altro, però con Jay-Z lo farei, per una soddisfazione mia personale. Artisticamente mi piace molto anche Kanye, ovviamente, però se dovessi scegliere uno lo farei con Jay-Z. Se dovessero dire scegliere uno ma che non faccia rap. Ah, che non faccia rap? In vita? Anche morto. Kurt Cobain. Non aspettavo questa risposta. Ti aspettavi Non lo R. so. Kelly Neanche che vi sta lì ciccio uno. Maronaldo. Gigi D'Alessio, oh, grande. Io quando ascoltavo i vostri testi quando ero ragazzino, notavo un grandissimo spessore a livello letterario, no? Comunque facevate dei grandissimi paragoni, avevate un bel modo di scrivere. Sì. Questa cosa da dove nasceva? Cioè, lettura di libri? No, non ho mai letto libri. Vabbè, sicuramente la nostra fortuna, che non mi ha fatto prendere poi delle strade, comunque, è stata quella di avere comunque una famiglia presente e poi di essere andato a scuola. Io non mi sono laureato, io ho fatto fino al liceo. Però già il fatto di vivere un po', di vivere in un contesto dove la criminalità era molto influente su di noi, però allo stesso tempo la mattina io andavo a scuola.
Quindi comunque tornavo a casa e non avrei mai fatto niente per far soffrire mia madre, perché è una persona talmente innocente che già una qualsiasi cosa le veniva un infarto. Allora, per esempio, io non avrei mai avuto quella responsabilità, non l'ho mai voluta. È stato comunque avere una famiglia alle spalle che mi ha fermato da fare determinate esperienze, più gravi di altre cose comunque che io ho vissuto. Però la forza nostra è stata quella comunque di andare a scuola fino a una certa età e quindi saper parlare rispetto ai miei amici che non sapevano parlare, sai. Poi il fatto di scrivere bene io credo che sia dovuto alla nostra sensibilità come persone. Perché sì, ci può stare ci può stare il riferimento, ci può stare la quota, ci può stare la cosa. Però i nostri testi erano sentiti. Erano delle metafore di cose che noi vedevamo in periferia da piccoli, le assimilavamo proprio dentro di noi e riuscivamo a raccontarle in un modo che suscitava la stessa emozione che provavamo noi quando le vivevamo, capito? È un po' la nostra sensibilità come persone, è questa che ha fatto la differenza. Che consiglio gli daresti al ragazzino che ora sta guardando questa intervista? Di essere una banalità, però di essere se stessi, perché io noto questo nella nuova generazione, noto che tutti cercano di fare quello che è già stato fatto, quello che è di successo, quindi la formula, no? C'è poca personalità, ci sono poche personalità di spicco che quando le vedi dici quello è lui, sia nella vita sia nella musica. E io ho sempre cercato di differenziarmi, ho sempre cercato di essere un leader, no uno che fa la trap e fa la trap, capito? Di uno che deve creare, deve essere lui il motivo per cui nasce un trend, deve essere lui l'influenza sugli altri. È sempre la strada più difficile, però è sempre quello che io consiglio, di andare per la strada più difficile, perché la strada più difficile ti porta dove poi sei arrivato solo tu. E quando arrivi da solo, in un punto, metti una bandiera, capisci? E nessuno ti può negare che là ci sei arrivato solo tu, possono solo seguirti. Ed è questo quello che il mondo per me, di cui il mondo ha bisogno, dei leader. Quindi per me i ragazzi devono fare più esperienze, gli italiani devono viaggiare, devono aprirsi a altre culture. Non devono credere di avere tutto sotto mano perché non è così al giorno d'oggi e devono cercare la loro identità in un mondo pieno di influenze. Quindi è un casino, però l'individuale, cioè cercare di capire una persona è chi è. Luca, è meglio averlo amico o nemico? E se tu domani ti svegli la mattina e dici voglio cambiare il mio nome d'arte, Amico. come ti vorresti chiamare? Non lo so, non lo so, non ci ho mai pensato perché noi non abbiamo mai voluto avere un nome d'arte. Io mi chiamo Luca e Luca è la versione dialettale, cioè è il modo in cui mi chiamano in dialetto. Cioè, quando ci chiamiamo, io a Enzo chiamo Enzuccio e io mi chiamo Luca. O Luca non è perché il mio nome d'arte è Luca, è che in dialetto Luca si dice Luca per strada, sai? Luca, o Luca. Quindi noi non abbiamo mai voluto un nome d'arte tipo MC. Mattonella, capito? Non è mai piaciuto MC Tappo o MC, non so, non mi è mai piaciuto, quindi non lo so, non mi piacciono i nomi d'arte. Non mi piacciono proprio. Grazie mille Luca. Finita? Ce n'è Sì. un'altra. No, te lo fai. Ah, ne fate tre. È Grazie a venuto voi. Ah? nudo. È venuto nudo. Dice quanti soldi hai sulla banca. Grazie mille. Ciao, grazie a voi ragazzi, ciao.